Guerra o pace? Ragione o torto? La domanda è sbagliata. L'errore sta sempre nel dualismo, a mio modesto parere. Siamo tutti quanti cristiani in qualche modo, occidentali, quantomeno. Pensiamo agli insegnamenti di Cristo. Basterebbero alcune parole. Porgi l'altra guancia. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Il regno dei cieli è dentro di te. Io sono la via, la verità e la vita. Qual è l'essenza di questo insieme di insegnamenti? Fare del due l'uno. L'errore è sempre nella contrapposizione, nella reazione, guarda oltre, ci dice, e questo fare del due l'uno, il regno dei cieli è dentro di te, ciò che è fuori è dentro, ciò che è in alto è in basso. Qual è la cosa più concreta che noi potremmo fare di fronte a un conflitto, di fronte a uno dispiegamento di armamenti, alle bombe? Pensiamo che dobbiamo fare qualcosa di concreto e che concreto sia rispondere in qualche modo. Ma la cosa più concreta che puoi fare è riconoscere che questo è uno specchio. Questo è uno specchio. Sullo specchio, crederemo che questo sia concreto. Quello che sta succedendo è uno specchio. Proviamo a guardarci. Chi di noi porge l'altra guancia? Chi di noi sceglie di non usare la spada metaforica o reale? Chi di noi si rende conto che il regno dei cieli è dentro. Chi di noi sceglie di fare del due l'uno e di rispondere partendo da dentro? Possiamo solo risvegliarci, possiamo solo prendere atto che quello che ci sta succedendo intorno ci sta indicando qualche cosa che dobbiamo fare dentro di noi, ciascuno.